Possiamo parlare con i consiglieri regionali? Allora, Alberto Vecchi, coordinatore provinciale, PDL, nonché consigliere regionale. Sì, innanzitutto grazie a tutti di essere qua, grazie all'organizzatore, che sappiamo che Francesco è un grande organizzatore, grazie a tutti voi di essere qua. E, sì, faccio un breve intervento, anche perché poi alle tre, siccome c'è anche mio figlio, gli ho promesso e lo portavo al cinema e devo andarci perché le promesse ai bimbi vanno sempre mantenute. E quello che vi volevo dire è questo: credo che Giovanardi abbia riassunto abbastanza bene la situazione, che è una situazione che comunque è in continua evoluzione. Oggi comunque penso che c'è almeno un dato di fatto, che è quello che il centrodestra, il Popolo della Libertà, ha detto stop al governo Monti, e secondo me l'errore vero è stato fatto a monte, è stato fatto quando noi abbiamo dato l'assenso al governo Monti, anche se probabilmente nei primi tempi eravamo obbligati. Ma l'errore più grosso del centrodestra, che ne ha fatti tanti negli ultimi mesi, è stato quello di non andare al voto quando Gianfranco Fini uscì dalla coalizione. Quello è stato il momento politico importante e decisivo, perché noi era in quel momento, nel momento che ci sono mancati 35 deputati, che elettoralmente parlando vuol dire 70 voti in meno, perché sono 35 voti in meno ma che poi votano dall'altra parte, quindi si sommano. Noi non abbiamo più avuto la maggioranza per poter fare il nostro programma politico e portare avanti il nostro progetto politico, pur in una fase economica difficilissima, questo nessuno lo nega. Noi abbiamo fatto questo errore grave. Berlusconi alla fine è riuscito ad andare avanti un anno, però siamo andati avanti un anno senza fare delle vere politiche, perché eravamo sempre alla ricerca dei due o tre voti per poter avere la maggioranza in Parlamento. Ora finalmente abbiamo tolto una situazione di ambiguità, andremo al voto con la nostra coalizione. Io mi auguro che si vada al voto il 10 febbraio, subito, immediatamente, facendo l'election day, e poi dopo ci presentiamo agli elettori, e lì è molto importante che Silvio Berlusconi, ma tutta la nostra classe dirigente, riesca a capire e a comprendere che la grande forza del PDL è stata quella di unire realtà diverse che però insieme si sono dimostrate vincenti 4 anni fa. Noi oggi, se abbiamo ancora quella capacità e se c'è ancora quella volontà, soprattutto umana, di tenere insieme queste grandi esperienze, io credo che noi siamo ancora più forti. Poi è chiaro che gli errori li abbiamo fatti, è chiaro che nelle urne qualcosa pagheremo, perché questo credo che ne siamo consapevoli tutti. Però se diamo un'immagine di partito unito, se diamo un'immagine di partito che rimane insieme, io credo che noi abbiamo sicuramente un maggiore impatto nei confronti dell'elettorato. Su questo io concordo con quello che ha detto Giovanardi, che se noi andiamo a spacchettare il partito in tanti piccoli partiti, non credo che noi avremo lo stesso effetto. L'effetto è sicuramente sbagliato. Io come coordinatore provinciale, poi veramente sono breve anche perché devo ancora parlare dalle altre, poi dopo c'è quando mangiare, mi ero preparato assolutamente per le primarie, perché io seguivo in dettaglio, quindi eravamo già, Mariani, Francesco lo sa, Alessandro Miele lo sa, avevamo già preparato sulla carta tecnicamente i seggi e tutto. E le primarie certamente erano un buon sistema, però parliamoci chiaro, le primarie sono un buon sistema per selezionare la classe dirigente nel momento che ci sono i tempi e i modi per organizzarle, come ha fatto il PD con un anno di tempo e gestendo mediaticamente un'operazione incredibile dove ha avuto il monopolio dei giornali, della televisione, ma le ha preparate. Andare a fare delle primarie in 10 giorni vuol dire fare sedere dietro. Allora voglio dire, se noi vogliamo anche usare questo sistema che è di mobilitazione più a sinistra che a destra, ma può coinvolgere tutti, io personalmente sono d'accordo, ma fatto nei tempi e nei modi dovuti, impegnandosi tutti per tempo. Andare a fare le primarie, o come si era ventilato, con 15 giorni,
io credo che avremmo fatto una figuraccia incredibile, soprattutto rapportati ai 3 milioni di elettori che il centro-sinistra aveva portato in piazza 20 giorni prima. Quindi il metodo poteva andare bene, ma il problema è che la scelta dei tempi era assolutamente sbagliata. Il ritorno in campo di Berlusconi ha chiuso questo. Questo però non vuol dire, e anche su questo concordo con Giovanardi, che ci vuole la capacità della nostra classe dirigente di Silvio Berlusconi di costruire un partito anche dopo Berlusconi, soprattutto di fare sì che questo partito rimanga forte, unito e abbia un percorso di rinnovamento. A me la parola rottamazione non è mai piaciuta, ma certamente il rinnovamento per cercare di essere ancora più forti, questo è importante. Chiudo dicendo questo, ringraziando ancora chi ha organizzato questa giornata. Come coordinatore provinciale, noi abbiamo 9 cene nella provincia, questa è la prima delle 9. Chiuderemo il 20 di dicembre al ristorante Campus di San Lazzaro, e è stata una scelta precisa, cioè di andare nei territori. A noi non sono quest'anno fare cene uniche, grandi, non era il nostro interesse. Io invece credo che sia più importante, ho sposato la richiesta dei territori, di andare nei vari territori. Quindi noi abbiamo da oggi al 20 di dicembre 9 cene e riempiamo tutti i 60 comuni della provincia di Bologna. Questo è reputo importante, perché reputo importante andare a parlare direttamente con la gente e andare a parlare di persone nei singoli territori con la gente. Grazie ancora e buon Natale a tutti quanti. Grazie Alberto. Sono pronti i nostri autori, artisti. Signori, buon giorno a tutti quanti. Allora, non abbiamo micro. I was there to witness Candice's in a business. She wants the boys to notice her rainbows and a bonus. She was educated but could not count to 10. Now she got lots of different horses by lots of different men.